La Regione Campania salva la stazione di Battipaglia, rientra nell'alta velocità nonostante i ritardi dell'amministrazione comunale. Ma più che i ritardi, l'assenza dell'amministrazione comunale. Ancora una volta registriamo la casualità di un evento favorevole, così come tante volte abbiamo registrato la casualità di eventi sfavorevoli. Basta pensare alla perdita dei 5 milioni di euro di finanziamento, cosa che sappiamo, e alle tante mille occasioni perse. Su Battipaglia c'è un passaggio storico fondamentale. Il Piano Nazionale Rilancio e Resilienza cita ben 8 volte la parola Battipaglia come snodo ferroviario centrale sulla linea Battipaglia-Potenza-Taranto e deve avere una funzione fondamentale per l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria. L'obiettivo di Ferrovie dello Stato è collegare Reggio Calabria a Roma nello stesso tempo in cui Roma è collegata a Torino. Per fare questo stava immaginando percorsi alternativi che avrebbero visto tagliata fuori la città di Battipaglia e addirittura lo stesso capoluogo di Salerno. La Regione Campania, intervenendo in maniera importante, ha potuto considerare a Ferrovie dello Stato l'utilità e la necessità che questa stazione mantenesse un ruolo centrale di supporto all'aeroporto, di supporto all'area industriale, di supporto ai sistemi turistici della costiera amalfitana e della costiera cilentana. Abbiamo la zona economica speciale con l'impegno per un'uscita dell'autostrada dedicata e il rilancio di un'area industriale e logistica che possa cogliere al meglio anche le opportunità della alta capacità e quindi del trasferimento su ferro delle merci. In ragione di tutto questo non è più il tempo dei balletti, non è più il tempo delle catene, non è più il tempo delle chiacchiere al vento, è il tempo finalmente di dare a questa città un'amministrazione che sia all'altezza del ruolo che la città ha, delle tante eccellenze private che si sentono assolutamente non rappresentate. A proposito di catene, di appuntamenti che saltano, ieri un consiglio comunale è andato a vuoto per mancanza del numero legale, una maggioranza che si sta sfaldando oramai. Ma io ovviamente non entro nel merito, ho letto l'ordine del giorno, se fosse stato scritto nel 1981 sarebbe stata la stessa cosa. Lottizzazioni, palazzi, interventi edilizi così a macchia di leopardo. Ma un'amministrazione che ha 5 anni alle spalle e punta a farne altri 5 avrebbe dovuto consegnare un progetto di città, quindi avrebbe dovuto in questo consiglio comunale, così come nei prossimi, far rappresentare quelli che sono gli interventi per cambiare il volto della città, la trasformazione del centro urbano, la riqualificazione dei parchi urbani, il parco del Castelluccio, il parco del Tusciano, gli interventi sulle periferie, la riqualificazione delle strutture sportive, la sistemazione della fascia costiera. Dove sono i progetti? Dove sono i cantieri? Dove sono gli appalti? Dove sono le gare? Dov'è il progetto di città dell'amministrazione? Boh, si punta a fare lottizzazione, la gente non ne può più, la gente davvero non ne può più, vorrebbero una città più vivibile, una città più accogliente e soprattutto una città che sappia cogliere le sfide del futuro. Credo che siamo al tramonto di questa esperienza che tra poco diventerà solo un brutto ricordo.